Ciao, oggi preparo i bignè. In un pentolino antiaderente ho messo 100 ml di acqua, 100 g di burro e un pizzico di sale. Faccio sciogliere, dopo abbasso la fiamma al minimo e aggiungo 100 g di farina. Faccio amalgamare bene affinché si formi una palla che si stacchi dalle pareti del pentolino. Una volta che questo è pronto, aggiungerò a uno finché venga assorbito l'uovo e dopodiché vi mostrerò. Ho spento il fornello e questo è il risultato della farina incorporata nell'acqua e burro. Adesso vi faccio vedere, a uno andranno aggiunte le uova fino ad assorbimento totale, dopodiché la pasta bignè sarà pronta. A uno sto incorporando le uova e mescolo affinché venga assorbito completamente. La pasta per i bignè è pronta, eccola, ha una consistenza leggermente più solida di una crema pasticcera. Adesso vado a mettere in una sac à poche e andiamo a mettere su carta forno. Ho fatto le forme usando una sac à poche con un beccuccio largo. Eccolo. E non le ho schiacciate le forme perché altrimenti poi anche il bignè verrà piatto. Adesso in forno a 200 gradi con forno ventilato al centro del forno e faccio cuocere fino a che si gonfiano e diventano belli dorati. Non do un tempo perché poi ogni forno è diverso. Comunque dopo che sono cotti li lasciamo dentro il forno per ancora un'oretta a forno spento, leggermente aperto, in modo che diventino belli croccanti. Ecco, i bignè sono appena stati sfornati, belli, gonfi, più o meno sono tutti uguali. Quando fate le formine cercate di farli più o meno tutti uguali. Ho farcito i bignè con una crema al cioccolato e dopo li ho spolverati con del cacao in polvere glitterato. Se volete altre ricette, mettetemi un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao, a presto!